Suicidio sedicenne di Aulla. La procura apre un'inchiesta per il reato di omesso controllo. Denunciati 11 titolari di imprese di Viareggio per un'indebita percezione di finanziamenti. Nuova giunta di Carrara, Cafaz e Ferri iniziano a fare opposizione e criticano il sindaco Arrighi. Arrivano a Fos di Novo la fibra ottica e l'alta velocità, investimento da 1 milione di euro. Nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid, la ASL è pronta con oltre 17.000 vaccini. Bau Beach per gli amici a quattro zampe a Carrara, accesso per tutti i cani senza limitazioni di orario. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. E come avete sentito dai titoli, si allontana dalla sua camera senza destare sospetti e lascia dei bigliettini ai suoi compagni e agli operatori in cui chiede perdono. Queste le novità sul suicidio della sedicenne in una struttura per minori di Aulla. La procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omesso controllo. Novità sul suicidio della sedicenne in una struttura per minori di Aulla, trovata senza vita mercoledì notte. È stata infatti aperta un'inchiesta dalla procura per il reato di omesso controllo. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina si sarebbe allontanata dalla sua camera, assicurandosi di non destare sospetti, usando anche le lenzuola e cuscini per riprodurre una sagoma e simulare la sua presenza a letto. Come hanno poi spiegato i responsabili della struttura, distrutti dalla tragica perdita, la sedicenne ha lasciato delle lettere di addio a tutti, ai ragazzi e agli operatori della struttura, in cui chiede perdono per il gesto che si preparava a fare. Purtroppo è una tragedia incredibile e imprevista, hanno commentato gli operatori, che non ci si poteva aspettare perché non aveva mai dato neppure un minimo cenno. La ragazza, vittima di abusi in famiglia da quasi 2 anni, era ospite nella comunità gestita dalla cooperativa Levante, ex Serimper, già ferita nel mirino degli inquirenti per un'inchiesta riguardante il presunto scambio di favori in cambio di assunzioni tra amministratori pubblici e dirigenti della società. Dalle prime informazioni, pare che sia stata la custode ad accorgersi della ragazza e a lanciare subito l'allarme intorno all'1:20 della notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto sono intervenute l'automedica, la Croce Bianca di Aulla e i carabinieri, però non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto recesso. Ancora incendi sul territorio regionale. Oggi il fuoco è divampato nella frazione lucchese di Ponte a Moriano, interessando prima un oliveto per poi propagarsi nel bosco. Ancora in corso le operazioni di spengimento. Denunciati dalla Guardia di Finanza di Lucca 11 titolari di imprese nel settore della cantieristica navale per l'indebita percezioni di finanziamenti per l'avvio di microimprese e contributi Covid per circa 250.000 euro. Eseguito anche il sequestro dei beni. Ascoltiamo insieme tutti i particolari in questo prossimo servizio. Denunciati dalla Guardia di Finanza di Lucca, 11 soggetti titolari di imprese operanti nel settore della cantieristica navale per i reati di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi per un importo complessivo di circa 250.000 euro. Dalle indagini condotte dal gruppo di Viareggio è infatti emerso che gli indagati, dopo aver richiesto e ottenuto finanziamenti agevolati dalla Regione Toscana, non hanno poi destinato le somme per le finalità previste dal bando, volte a favorire l'avvio di micro e piccole imprese. È emerso poi che i soggetti, 10 di nazionalità rumena e un italiano, dopo aver aderito al bando indetto dalla Regione Toscana nel 2019 per la creazione di imprese giovanili e femminili, hanno successivamente utilizzato la somma ottenuta per spese personali. Dalle indagini è emerso inoltre che uno dei soggetti denunciati ha anche indebitamente percepito 25.000 euro a titolo di finanziamento garantito dallo Stato previsto dal decreto liquidità per le imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria Covid-19, autocertificando falsi dati contabili. Su disposizione del GIP della locale Procura della Repubblica è stato pertanto eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme Covid indebitamente percepite, sottoponendo a vincolo conti correnti, 2 autovetture e un terreno agricolo in Massarosa.
Spostiamoci adesso a Carrara, dove sono stati nominati i primi sei assessori della nuova giunta di Carrara. In consiglio comunale entrano cinque dei primi non eletti. Cafaz e Arrighi iniziano a fare opposizione e criticano la sindaca Arrighi. Sentiamo. Con la nomina dei primi sei assessori, l'amministrazione di Carrara da oggi inizia a lavorare, anche se mancano ancora delle deleghe importanti come il commercio, ambiente, turismo e lavori pubblici. Deleghe che la sindaca Arrighi conta di assegnare nelle prossime ore, forse durante la prima seduta del Consiglio Comunale di lunedì, che tra l'altro prevede il giuramento della stessa sindaca. A proposito di Consiglio Comunale, con la nomina degli assessori cambia anche la composizione dell'assise. Roberta Crudeli e Laura Benfatto lasciano il posto ai primi due non eletti del PD, Letizia Carusi e Benedetta Muracchioli. Così come Carlo Orlandi e Maurizio Lattanzi verranno sostituiti in Consiglio da Ichman Kunzi e Luca Vinchesi. Alberta Musetti prenderà il posto del neo-assessore Luca Vinchesi. Nel frattempo l'opposizione inizia ad intervenire. Simone Cafaz ritiene che una giunta così peggio la Righi non la poteva fare. Incompleta, priva di visione, con una scarsa base sociale e in odore di conflitto di interesse. Per Cafaz, se la Righi avesse presentato questa giunta prima delle elezioni, le avrebbe perse. Ha spaccato Azione, secondo partito della sua coalizione, perdendone il sostegno, e ha sfilacciato il rapporto con il PD e con quel che resta del Partito Socialista Italiano, mettendo il veto su alcuni assessori, con scelte politicistiche e spesso incomprensibili. Inoltre, prosegue Cafaz, la giunta ad oggi risulta ancora incompleta, perché non è stata ancora conclusa la trattativa sottobanco tra la sindaca e Zubani per i voti al ballottaggio. Peggio di così sarebbe stato difficile fare, conclude Cafaz. Per Cosimo Maria Ferri, Carrara parte col freno a mano. La squadra della giunta Arrighi, costruita in perfetto manuale Cencelli, con veti incrociati. In squadra scelte inopportune e quindi deboli, che porteranno gli interessati a chiarire il loro ruolo professionale e il ruolo politico. Il fatto stesso che la sindaca perda tempo per completare la squadra lascia capire le difficoltà politiche e dimostra la mancanza di idee chiare su settori fondamentali. Ferri rileva che in giunta manca un assessore alla disabilità che la stessa sindaca aveva promesso, così come mancano deleghe per le politiche giovanili, transizione ecologica ed innovazione. Mancano idee, ciò rallenta una città che ha bisogno di correre veloce, conclude Cosimo Maria Ferri. Oltre 5.000 lavoratori del gruppo Baker & Hughes del Nuovo Pignone, con siti a Firenze, Mazza, Bari, Talamona e Vibo Valentia, dicono sì all'ipotesi d'accordo sottoscritta dalle organizzazioni per il rinnovo del contratto di secondo livello. La consultazione si è conclusa nella tarda serata di ieri e ha visto un'affluenza al voto del 67% degli aventi diritto. L'accordo introduce per tutti i lavoratori del gruppo in Italia significativi miglioramenti sul fronte retributivo e miglioramenti sulla parte normativa, ma anche l'introduzione della possibilità di ferie solidali e l'assunzione di 25 lavoratori a tempo indeterminato. Semplificare, snellire la realizzazione di nuovi invasi da un punto di vista normativo e procedurale. È il punto sul quale si è concentrata la cabina di regia sull'emergenza siccità, che si è riunita per la seconda volta a Firenze. Come ha spiegato il presidente della regione, Eugenio Giani, uno degli obiettivi è arrivare quanto prima ad un quadro dei danni che la siccità ha causato e sta causando, in modo da inoltrare al governo la richiesta di emergenza nazionale. Inoltre, sempre come ha dichiarato Giani, la regione vuole arrivare a delle procedure che permettano di realizzare il maggior numero di laghi o laghetti e invasi e salvaguardare così quelli già esistenti. Cambiamo adesso argomento. La fibra ottica arriva a Fosinovo e con lei l'alta velocità. I lavori, per un investimento di 1 milione di euro, partiranno nei prossimi giorni e interesserà quasi 2.000 abitazioni. I dettagli in questo servizio. Arrivano a Fosinovo la fibra ottica e l'alta velocità. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Cioffo, che ha partecipato ad una conferenza stampa per presentare l'avvio dei lavori insieme al sindaco Camilla Bianchi.
L'investimento di oltre 1 milione di euro, al quale ha contribuito anche la Regione, permetterà di posare 35 chilometri di fibra. L'intervento riguarderà un totale di 1.954 abitazioni. Le aziende che potranno godere del nuovo accesso sono 124. Le aree interessate agli interventi, oltre a quella del centro del paese, sono quella di Borghetto, Camparola, Monte Carboli e Melara. Come ha spiegato l'assessore, l'avvio dei lavori, che avverrà nei prossimi giorni, rappresenta un momento fondamentale ed era atteso da tempo dalle istituzioni e dai cittadini. Quando l'opera di posa della fibra sarà completa, gli interessati dovranno contattare un operatore tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it e scegliere il piano tariffario loro gradito, stipulando con esso il contratto. Quando l'utente ne farà richiesta, l'operatore selezionato contatterà Openfiber, che a quel punto fisserà un appuntamento col cliente, con l'obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l'abitazione. Al termine dell'operazione, l'utente sarà pronto a navigare alla velocità di 10 GB al secondo e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4K. Si potrà così navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra rame. Restiamo nel comune di Fosinovo, che si è qualificato tra i 15 comuni che riceveranno il cofinanziamento della Regione Toscana per la rigenerazione urbana. La Regione ha infatti stanziato altre risorse per la rigenerazione urbana da gestire ai comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Tale finanziamento servirà a riorganizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, nonché il recupero e il suo potenziamento delle opere di urbanizzazione, dei servizi e del verde urbano. Un intervento di oltre 400.000 euro, quello che interesserà i depuratori Codi Ponte Est e Codi Ponte Ovest nel comune di Casola in Lunigiana. Si tratta di lavori di ampliamento e ristrutturazione che il Consiglio di Amministrazione di GAI ha recentemente approvato per potenziare i due impianti. Allo stato attuale, i due depuratori si avvalgono rispettivamente di un solo letto di fitodepurazione. Nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid, raccomandata la quarta dose anche a tutte le persone over 60 e a quelle dai 12 anni in su con elevata fragilità. Nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest saranno oltre 17.000 i vaccini disponibili e in provincia oltre 2.000. Ascoltiamo insieme tutti i dettagli. La macchina organizzativa della campagna vaccinale dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest è pronta per affrontare la nuova fase della campagna di vaccinazione anti-Covid-19, dopo che il Ministero della Salute nei giorni scorsi ha allargato a tutte le persone over 60 e a quelle dei 12 anni in su con elevata fragilità la platea dei cittadini per cui è raccomandata la somministrazione della quarta dose. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli over 80 e agli ultra 60 anni fragili. La decisione di ampliare la platea dei cittadini per i quali è raccomandata la quarta dose è stata comunicata dal Ministero della Salute in considerazione della ripresa dell'epidemia e dell'aumentata incidenza di ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. Nella seconda metà del mese di luglio, dal 18 al 31, i vaccini disponibili per prima, seconda, terza e quarta dose saranno per la precisione 17.154. Nella zona distretto della Lunigiana saranno 300 le dosi disponibili. I punti vaccinali si trovano al distretto sanitario di Aulla in Piazza della Vittoria 22 e al distretto sanitario di Pontremoli in Via Nazionale. Nella zona distretto della Puane le dosi di esposizione sono 1.950 e c'è un unico punto vaccinale. Fino a lunedì 18 luglio sarà al distretto sanitario di Via delle Pinete a Marina di Massa, ma si trasferirà da martedì 19 luglio al vecchio ospedale di Massa in Via Forlanini. Anche nella zona distretto Versilia, con 3.000 dosi disponibili, ci sarà un unico punto vaccinale, che continuerà ad essere quello di Piazza del Buon Consiglio, nel quartiere Terminetto a Viareggio. La somministrazione della quarta dose sarà effettuata anche dai medici di medicina generale e nelle farmacie che aderiscono. La Regione ci ha comunicato che non potrà garantire le risorse mirate ad incrementare le spese del personale sanitario e relativi fondi contrattuali. Questo è il tradimento dell'accordo.
È la CISL Toscana a dare l'annuncio dopo la riunione di ieri con i rappresentanti della Regione, l'assessore Pezzini e il direttore Gelli. Come ha ricordato il sindacato, a inizio anno erano state sottoscritte con il governatore Giani un accordo per più assunzioni e il mantenimento dei servizi sanitari in Toscana. Ma ieri la notizia dell'impossibilità di mantenere l'accordo. La sanità toscana è ormai allo sbando, ha dichiarato la CISL. Siamo pronti ad usare tutti gli strumenti sindacali a disposizione per tutelare gli interessi dei lavoratori, della sanità, della salute e cittadini. E ora appuntamento con la rubrica dalla parte dei consumatori, realizzata in collaborazione con la Conf Consumatori e l'avvocato Francesca Galloni. Ascoltiamo. Buonasera, bentrovati. L'argomento di oggi riguarda una novità che riguarda lo sportello della Conf Consumatori in tutta la Toscana e anche quindi il nostro sportello provinciale di Massa Carrara, il quale da pochi giorni ha aperto un ulteriore servizio a favore dei consumatori e degli utenti, cosiddetto lo sportello del turista, perché per l'esperienza appunto degli anni passati abbiamo visto come nel periodo estivo sono tante le problematiche che si possono verificare a danno dei consumatori nel caso appunto di vacanze o di viaggi prenotati e dopo gli anni passati dove praticamente i viaggi si erano ridotti per ovvie circostanze, quest'anno si è registrato un ritorno e un aumento delle persone appunto che viaggiano. Quindi abbiamo deciso di aprire in tutti i nostri sportelli in Toscana e anche quindi nello sportello di Massa Carrara il cosiddetto sportello del turista, al quale le persone si possono rivolgere per avere informazioni e assistenza in caso di disservizi durante le loro vacanze. Innanzitutto i servizi che si possono verificare sono tanti, vogliamo dare quindi alcuni consigli di carattere preliminare. Innanzitutto è molto di moda, per così dire, l'acquisto di voli aerei o di pacchetti turistici direttamente sui siti online. Per quanto riguarda appunto il viaggio aereo o direttamente sui siti delle compagnie o sui siti dove si trova la comparazione dei prezzi, e per quanto riguarda invece il pacchetto turistico direttamente su siti ormai molto conosciuti. Il pacchetto turistico, ricordiamo, è una fattispecie particolare in cui è previsto non soltanto il viaggio, quindi a bordo della nave oppure a bordo dell'aereo, ma anche il pernottamento in una struttura, è il cosiddetto pacchetto turistico. In questo caso si possono verificare i vari disservizi, quindi quando viene effettuato un acquisto online o del volo o del pacchetto turistico, state attenti che le società di riferimento siano espressamente indicate nel sito, quindi sia indicata la partita IVA, la sede legale della società responsabile appunto dell'acquisto e anche l'esistenza appunto di una PEC alla quale scrivere nel caso di reclami, e quindi prima di effettuare un acquisto online verificate nelle informazioni del sito quali sono appunto le condizioni reali della società verso la quale appunto state facendo, tramite la quale state facendo l'acquisto. È bene specificare che deve essere chiaro fin dal momento dell'acquisto qual è il prezzo totale che io devo pagare, quindi non ci devono essere appunto sorprese successive, deve essere appunto evidenziato le singole voci dei pagamenti, e una differenza rispetto alla normativa generale del codice del consumo, che prevede il diritto di recesso da parte del consumatore, cosiddetto ripensamento, entro 14 giorni nel caso di acquisti di viaggio di pacchetti turistici fatti online. Il diritto di ripensamento è soltanto di 5 giorni, quindi è ridotto. Quindi nel caso in cui facciate un acquisto e abbiate poi dei dubbi, potete esercitare il diritto di recesso soltanto entro 5 giorni. Poi le problematiche possono verificarsi soprattutto nel caso di viaggi aerei. Abbiamo visto come negli ultimi tempi gli aeroporti sono, varie compagnie presenti in aeroporto hanno causato vari disservizi ai consumatori, quindi anche in questo caso sappiate che nel caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato, che è quello superiore alle 3 ore, avete diritto non soltanto alla riprenotazione del volo oppure alla restituzione del prezzo pagato, e nel caso però di cancellazione del volo o di ritardo prolungato oltre le 3 ore avete diritto anche alla compensazione pecuniaria a seconda della lunghezza appunto della tratta. Quindi fate subito la richiesta alla compagnia, non fermatevi di fronte alla risposta negativa,
scelta perché ovviamente si appellano a qualsiasi circostanza per dimostrare che non esiste il giustificato motivo per quale esenzione che loro hanno per non corrispondere alla compensazione pecuniaria. Nel caso poi lo stesso nel caso di viaggio a bordo di nave, ci sono appunto delle problematiche nel caso di negato imbarco oppure di disagi, ritardi, come spesso si è verificato in passato, anche in questo caso avete diritto a fare il reclamo, quindi qualsiasi fattispecie si possa verificare, da quest'anno lo sportello del turista è a vostra disposizione per darvi tutta l'assistenza e i chiarimenti necessari. Per stasera è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Nel 30° anniversario dei fatti tragici di Via D'Amelio, Eroi Silenziosi è il titolo del convegno con cui l'associazione La Rivincita, guidata da Carmela Federico, intende onorare la memoria di Paolo Borsellino, lasciando la parola agli uomini che hanno affiancato la lotta al crimine organizzato. Grazie al lavoro dell'associazione, in sinergia con il Dipartimento Lega Massa Carrara, con il vice sindaco di Massa, Andrea Cella, la città di Massa ospiterà illustri ospiti della lotta alla mafia. Il dottor Roberto Pennisi, già sostituto procuratore impegnato nell'antimafia, il Angelo Iannone, autore del libro Un'arma nel cuore, e il generale della Guardia di Finanza, Emilio Arrigo, che dibatteranno moderati da Edoardo Silos Labini, direttore di Cultura Identità. L'evento si terrà lunedì 18 luglio alle 18:30 a Villa Cuturia Marina di Massa e sarà trasmesso in diretta su www.montestellatv.com. 63esima edizione del Premio San Domenichino. Oggi nel pomeriggio sono stati presentati i vincitori dell'ultima edizione. Sono stati oltre 800 i partecipanti. Vediamo. Siamo arrivati alla 63esima edizione del Premio San Domenichino. Cosa vuol dire essere qui oggi? Un grande traguardo. Del San Domenichino 2022, un record di partecipazioni a quello che è il concorso letterario storico della città di Massa. Quest'anno abbiamo avuto oltre 800 scrittori che si sono cimentati nella competizione letteraria. Un risultato che il San Domenichino non ha mai registrato negli anni precedenti, quindi da presidente non posso che essere orgoglioso di un traguardo così importante e soprattutto del successo di una manifestazione che evidentemente è ormai riconosciuta nel panorama nazionale di chi scrive come una manifestazione di qualità, di serietà e capace di portare alla ribalta anche scrittori importanti. Sono moltissimi gli editori che hanno deciso di investire su questo concorso. Vi cito soltanto un dato: degli oltre 800 scrittori che hanno partecipato, quasi 400 sono coloro che hanno inviato romanzi già pubblicati e molti di questi vengono direttamente dagli editori. Quando un editore sceglie di investire sulla partecipazione ad un concorso è perché crede nella qualità di quel concorso. San Domenichino quindi oggi annuncia i libri vincitori nella sezione della narrativa edita, ha vinto un libro edito da Salani, L'orchestra rubata di Hitler, ambientato ai tempi della Shoah e che racconta una vicenda particolare della Shoah, quella della sottrazione degli strumenti musicali nelle case abbandonate agli ebrei. Cito questo come primo classificato, ma sono molti i romanzi estremamente interessanti che hanno avuto un riconoscimento a questa cerimonia di premiazione. Quest'anno sarà anche un evento particolare perché il 3 settembre ci sarà la cerimonia di premiazione sempre sulla terrazza vista mare
a Marina di Massa. L'altro anno abbiamo avuto un pubblico veramente ampio, oltre 400 persone hanno partecipato alla cerimonia di premiazione. Quest'anno contiamo di replicare questi numeri e lo facciamo anche con inserimenti importanti. Quest'anno al San Domenichino ci sarà anche la musica, sarà protagonista un'accademia musicale. Avremo anche quest'anno un ospite di eccezione che non voglio rivelare perché appena avremo la conferma ufficiale sarà poi reso noto nei prossimi giorni, e in ogni modo ci sarà, e questa è una grande innovazione di quest'anno, un gemellaggio con la città di Patrasso in Grecia, con il premio letterario della città di Patrasso, quindi una manifestazione ricca di novità, di alto profilo e che veramente dà soddisfazione non soltanto a chi come me, come tutto il direttivo che mi assiste, organizza questa manifestazione, ma che io voglio sperare dà un po' di orgoglio a tutta la città di Massa. Ci fermiamo qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, tra poco. La comunicazione pubblicitaria è importante per la tua azienda. Ti fa conoscere, ti fa essere sempre presente sul mercato e ti fa arrivare dove gli altri non arrivano. Pensaci. Al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede Asmiu in Via dei Limoni. Asmiu. L'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Hai voglia di lavorare in un ambiente giovane e colorato? MB Garden ricerca personale con attitudine al contatto con il pubblico e buona conoscenza delle varietà di piante. Si lavora 8 ore al giorno, per 6 giorni, seguendo gli orari di apertura del garden, nei weekend, nei festivi, con un regolare contratto di lavoro. Ci si occupa di manutenzione e cura delle piante, carico e scarico merce. Se hai voglia di lavorare e imparare, MB Garden ti aspetta. Scrivi a marco.mbgarden@gmail.com. Luca, Mario, Emiliano e Santina hanno affidato il proprio cuore alle nostre cure e, in poco tempo, sono tornati alle passioni di sempre. Aiutaci a scrivere insieme la prossima storia di cuore. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Monasterio, ospedali di ricerca a Massa e a Pisa. Giovedì mattina al mare, tra simulazioni di salvataggio e conoscenza dell'ambiente marino per oltre 20 bambini dello stabilimento balneare Villa Gioietta a Marina di Massa. L'iniziativa Bagnino per un giorno è stata organizzata dall'associazione Free Diving, che ha coinvolto gli esperti della Federazione Italiana Salvamento Acquatico e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, seguiti anche da alcuni genitori, sono stati coinvolti dagli assistenti bagnanti FISA della delegazione di Massa Carrara e Livorno nelle spiegazioni sul ruolo del bagnino, sui rischi dell'ambiente acquatico come l'acqua profonda, le meduse, gli scorfani, le tracine, ma anche sui significati delle bandiere issati, ed è stato spiegato loro che cosa fare in caso di emergenza in acqua.
Domenica 17 luglio si apre il calendario Escursione per tutti, il ricco programma di visite guidate e attività giornaliere nell'area del Parco delle Alpi Apuane e contigua rivolta a turisti e residenti. Dal 17 luglio fino al 23 ottobre proposte per tutti i gusti, l'età e il livello di allenamento, sempre con la presenza delle guide esperte del Parco delle Apuane. Domenica 17 alle 18 presso la Torre di Castruccia d'Avenza si terrà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia Aronte, dedicato in particolare ai dialetti carraresi. Un'iniziativa culturale che ha saputo superare le difficoltà della pandemia e raggiungere la sua 17ª edizione nel segno della tradizione e con l'obiettivo di promuovere il patrimonio storico e culturale della città di Carrara. Domani alle 18.30 in Piazza della Repubblica a Pontremoli verrà presentato il libro Uguali per Costituzione, storia di un'utopia incompiuta dal 1948 ad oggi di Ernesto Maria Ruffini. Sui passi della violenza è la mostra itinerante a cura di Unione Nazionale Vittime che verrà inaugurata domenica 17 luglio alle 11 nel giardino d'inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L'esposizione, dopo aver iniziato il suo viaggio in Lombardia il 17 maggio scorso, rimarrà a Villa Bertelli fino al 22 luglio per proseguire in successive tappe in altre località italiane. 14 quadri esposti ad opera dell'artista Sergio Brambillasca, ognuno dei quali accompagnato da un versetto. Istituita a Carrara la Bau Beach, la spiaggia dove possono accedere gli amici a quattro zampe senza limitazioni di orario. Sentiamo i dettagli. È stata istituita, tramite un'ordinanza firmata dal sindaco di Carrara, Serena Arrighi, la Bau Beach, la spiaggia dove possono accedere gli amici a quattro zampe, come previsto dalla legge regionale toscana. L'amministrazione comunale ha destinato dunque un'area di circa 2.700 metri quadrati, compresa tra i corsi d'acqua Fossa Maestra e Parmignola, all'accesso da parte dei cani. In quest'area tutti i cani, senza limitazione di orario, potranno avere libero accesso alla spiaggia. Il provvedimento, finalizzato a disciplinare l'accesso dei cani alle spiagge libere, si è reso necessario per prevenire problemi igienico-sanitari nel periodo di massimo affollamento dell'arenile per i frequentatori e soprattutto per i bambini, ma anche a tutela degli stessi animali. I proprietari dei cani hanno comunque l'obbligo all'interno della Bau Beach di dotarsi di un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di mettere in atto le cautele atte a garantire la propria incolumità e quella degli altri, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere soggetti vicini. Deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile all'animale e provvedere per la zona d'ombra. Nell'ambito delle celebrazioni per la Madonna del Carmelo, domani alle 21 si terrà la messa presso la chiesa di San Carlo e da seguire la processione per la via panoramica del paese, illuminata per l'occasione grazie alla collaborazione dei residenti con una caratteristica luminara. Barbarasco in festa, sabato e domenica, tantissimi gli eventi a Tresana. A partire da domani alle 10 si terrà il premio Tresana presso la terrazza del bar Maurizia e alla sera alle 21 si terrà il saggio di pattinaggio e alle 21.30 la musica con Yuri Pedeletti sempre al Parco Fiera. Domenica invece alle 10 del mattino nel Parco Fiera di San Quirico si terrà la presentazione del progetto di riqualificazione del centro storico di Barbarasco. Alle 21 si terrà la seconda parte del Memorial Amerigo Battaglia presso il campo sportivo e in contemporaneamente l'esibizione degli Imperfect Dangers Euforia presso il parco Fiera di Barbarasco. La piattaforma CUP regionale e servizi relativi online non saranno accessibili domani dalle 14 fino alle 20 di domenica 17 per consentire lavori di manutenzione ordinaria.
E sempre di sanità parliamo perché domenica 17 luglio termina il suo percorso lavorativo come medico di famiglia il dottor Giorgio Bozzone, il quale esercita l'attività professionale a Monte di Valli di Polenzana. Pertanto la Società della Salute della Lunigiana, nell'ottica di evitare assembramenti, ha invitato la popolazione a scegliere un altro medico di famiglia utilizzando da casa il portale Open Toscana o le app Smart Regione Toscana. Questo caldo non vuole dare tregua, andiamo a vedere nel dettaglio che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 16 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Domenica 17. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in ulteriore rialzo, venti deboli o moderati, mare quasi calmo. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Il telegiornale termina qui, noi ci salutiamo ma vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.